D'ora in poi la zucca la mangerete solo così, rimanete fino alla fine. Prendiamo tre zucche piccole e andiamo a rimuovere l'interno. Adesso vi faccio vedere. Poi prendo un cucchiaio e rimuovo la polpa e i semi. Diana, che cos'è che stai combinando oggi? È un esperimento, ma posso dirvi che è una ricetta dolce. Dolce? Dolce con la zucca, ma molto insolita. Non l'ho mai vista fare da nessuno. Perfetto. Dovete pulirla perfettamente come ho fatto io. E ora inforno le zucche a 200 gradi per 20-25 minuti. Poi prendo una pera grande, la sbuccio. Ovviamente rimuovo anche il torsolo. E ora prendo un frullatore, io sto usando un frullatore con le lame AS e all'interno metto la pera. Poi aggiungo 60 g di sciroppo d'acero, aggiungo anche 60 g di olio. Ora grattugio la scorza di un limone e ora chiudo il frullo. Ci siamo. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere, quindi un composto molto molto cremoso. Ora aggiungo due uova. Chiudo e frullo. E ora aggiungo 150 g di farina, qui sto usando la farina di grano saraceno. Voi potete usare la farina con cui vi trovate bene, ovviamente. Ora aggiungo 150 g di farina di mandorle. Diana, ma se volessero, le persone possono usare anche le mandorle tritate? Assolutamente, se vi basta un frullatore come questo, frullate le mandorle e ottenete la farina di mandorle in casa. Aggiungo anche 13 g di lievito in polvere per dolci e una bella spolverata di cannella. E ora chiudo e frullo di nuovo. E infine, per ammorbidire l'impasto, aggiungo 80 g di latte di soia. Controlliamo la consistenza e direi che è perfetta. E ora riprendiamo le zucche dal forno. Se c'è del liquido sulla base della zucca, nessun problema, buttatelo via perché non deve esserci. E adesso distribuisco l'impasto nelle tre zucche. Ma dai. E ora prendo delle gocce di cioccolato fondente e le mettiamo sopra. Wow. Diana, mi stai tentando tantissimo. Zucca e cioccolato e pera. Wow! E adesso andiamo a infornare queste bellezze, Diana? Esatto, le andiamo a infornare a 180 gradi per circa 30-35 minuti. Allora, le nostre torte sono pronte, ma prima di andarla a vedere, lasciate un mi piace a questo video, condividetelo anche, mi raccomando, supportateci, noi saremo qui anche domani con un nuovo video. Sei pronto? Prontissimo. Guarda qui. 3, 2, 2, 1. 1. Wow! Hai visto? Sì, sono esplose Delle quasi. torte cotte nella zucca. Io non le ho mai viste, non so voi, ditemelo nei commenti se le avete già viste. Ma non sono finite, vero, ancora? Assolutamente no. Ora prendiamo del cioccolato, oppure potete prendere anche della nocciolata fatta in casa, come ho fatto io, la diluite con del latte di soia e poi decorate le vostre tortine. Cioè, ragazzi, guardate qua che meraviglia! E adesso, Diana, le andiamo a assaggiare. E adesso andiamo a tagliarne una. Tagliamo, Diana. Sì, non vedo l'ora. Oh, Wow! Ma si è cotta una meraviglia! Che bella! E adesso, Diana, bisogna assaggiarlo, però. adesso taglio un pezzettino. Ma guarda che carina questa fetta. Bellissima. Ancora mi chiedo come sia possibile che abbia cotto là dentro una torta. Perfetta la consistenza. Vado. Buona. Wow. È umida. È perfetta. Incredibile. Wow. Da fare. Fatela.